Cari amici, vi auguro uno splendido buongiorno e vi ringrazio che siete qui ancora quest'oggi con l'ascolto della parola del Signore. Il versetto della meditazione di oggi si trova nel libro dei Salmi, al capitolo 149 e al versetto 4, che dice quanto segue: «Perché l'Eterno si compiace nel suo popolo, egli corona di salvezza gli umili». Perché Dio prova piacere nel suo popolo? Perché si attiene ai suoi insegnamenti, perché segue i suoi consigli, stanno aggrappati a lui e non si lasciano condizionare dalle cattive abitudini di questo nostro mondo secolarizzato. Il versetto di oggi dovrebbe farci riflettere e porci alcuni interrogativi. Il Signore prova piacere di me, o meglio, è contento della mia vita spirituale e del mio percorso cristiano assieme a Lui? Sto seguendo i Suoi consigli o vivo la mia vita come piace a me? Se sentiamo la necessità di un cambiamento e/o miglioramento della nostra vita spirituale e del nostro cammino assieme al nostro Salvatore, non rimandiamo a domani, ma prendiamo la cosa sul serio, perché lo Spirito Santo ci sta facendo capire che abbiamo bisogno di un miglioramento. E come dice la Scrittura nel libro degli Ebrei, al capitolo 3, versetti 7 e 8, «Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori». Nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, versetti dal 9 al 14, troviamo una parabola molto significativa per la meditazione di quest'oggi. Allora, andiamo nel libro di Luca, capitolo 18, versetti dal 9 al 14, che dicono: «Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano, invece, stando da lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sii placato verso me, peccatore. Io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». Ecco, cari amici, questo è lo spirito che dovremmo avere, uno spirito umile come questo pubblicano, che non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo per la sua indegnità. Non come il fariseo che si sentiva a posto con Dio secondo la sua logica, uno spirito orgoglioso e altezzoso. Ma Dio giustifica questo pubblicano: sii placato verso me, peccatore. Quindi, cari amici, a chi è umile di spirito, che sente dentro di sé e che vuole veramente e sinceramente un cambiamento della propria vita spirituale, tramite l'aiuto del Signore ci darà la forza e l'aiuto necessario per rimanergli fedeli. E cosa ancora più meravigliosa, ci ha promesso la corona, la vita eterna che darà a tutti quelli che si sottometteranno alla sua volontà. Concludo leggendo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 2 e al versetto 10, ultima parte, che dice: «Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita». Amen. Buona giornata.